Bene, buonasera a tutti, grazie anche a Gianni. Mi pongo in continuità con quello che diceva la professoressa Scozzi. Abbiamo fatto questo primo passo perché ci si è resi conto, sia dal punto di vista macroeconomico, che oggi il PIL non basta più a misurare, la ricchezza di un paese, a misurare come è la fotografia di un paese. Quindi l'Istat dal 2015 fotografa l'Italia e dal 2017 anche il MES territoriale, le singole regioni e le province, su questi 12 indicatori che abbiamo visto, quindi anche precedenti, ambiente e salute, che è una fotografia molto più precisa di quelle per tanti anni abbiamo visto fatta dal Sole 24 Ore, che era soltanto sul PIL, cioè sul flusso, ecco, più economico che viene sviluppato. Ecco, questo aspetto con il PES territoriale abbiamo una fotografia più chiara. Noi, con questa legge, abbiamo supportato il consigliere Liviano e siamo contenti che la Regione Puglia sia la prima legge. Io direi che il mio passaggio è anche un augurio per il futuro e dire questo è quello che siamo stati fatti, abbiamo fatto, ed è stata la prima Regione. Dico anche quello che non abbiamo potuto fare e quello che dovremo fare, ossia l'Istat fa questa bella fotografia, come si dice, ex post. Noi vorremmo che nella pianificazione strategica di ciascuna comunità, quindi a livello regionale, la regione per essere la prima, e poi con delle linee guida, con un gruppo di supporto, con una regia, via via a cascata anche tutti gli altri comuni, da quelli più grossi a quelli più piccoli, comincino a pianificare le loro scelte politiche e di sviluppo dei territori, non solo sulla dimensione economica, per parlarci chiaro sul PEC, sul piano esecutivo di gestione, su quanto devo dare di soldi ad ogni assessorato, ma anche su quali obiettivi e quali indicatori ricavati dal PES o da alcuni sottoinsieme del PES, non tutti quanti, ma andando alla scelta. Ecco che allora il processo diventa una pianificazione strategica che non è più soltanto schiacciata sulla dimensione economica, ma sul benessere di tutta una comunità, e deve poi rendicontare su questo. Quindi il prossimo passaggio, quello che probabilmente non siamo riusciti a fare, che vuole essere anche un augurio, è che gli indicatori del PES a livello provinciale, è che magari la Regione possa dare delle linee guida e anche magari una task force che possa aiutare i comuni, perché non tutti hanno al loro interno capacità di poter guidare un gruppo di lavoro che va a definire questi indicatori. Quindi io penso che la legislatura che è più avanti rispetto ad altre regioni, che potrebbe essere anche il passaggio successivo, è una scelta politica coraggiosa, sì, ma una scelta politica nella direzione dell'introduzione di Gianni Liviano, di andare a vedere il benessere delle comunità. Se ci sta a cuore il benessere delle comunità, lo posso per pianificare strategicamente prima e dare conto dopo, non solo sulla dimensione economica, ma anche su come stiamo, sulla salute, sulla conciliazione casa-lavoro, sulla possibilità di visto, sull'indice di criminalità, tanti, questi sono soltanto 12, potrebbero essere alcuni che sono hanno più significato a Lecce e altri che hanno più significato a Foggia o a Taranto, o in un comune come Grottaglio o come Martina Franca. Ecco, questo è quello che non è stato fatto, sono sul sesto minuto più o meno, posso... E quattro. Allora, un'ultima cosa che volevo dire è perché è importante questo? Perché la realtà ormai è complessa, non complicata. Ce lo dicono gli analisti. Però noi continuiamo a ragionare in una maniera vecchia, in una maniera lineare, in una maniera binaria, bianco o nero, 0-1 per dire in termini informatici. Oggi è il momento in cui a problematiche complesse non si possono dare soluzioni semplicistiche che magari come un panno caldo fanno bene la pancia, creano magari anche un bel consenso, ma non risolvono i problemi. I problemi sono complessi, occorre trovare soluzioni che intrecciano, complesso che da complexus da intrecciato. Bene, il BES è un'attuazione del BES, quindi con indicatori più precisi su come stiamo messi, come vogliamo investire sul nostro futuro, possono dare una mano a dare risposte più precise alla complessità che noi viviamo. Questo è l'augurio che noi facciamo e chiudo per dire non è che se la fotografia la scattiamo col PES, Taranto sta messa molto meglio.
avvenire nel marzo del 2019 ha fatto una bella classifica secondo il BES. Le regioni che stanno meglio sono quelle che più o meno stanno meglio con il PIL, ma anzi, forse quelle che stanno meglio, le sorprese sono più alcune, o alcune città e alcune province in cui era più alto il livello di capitale sociale, di relazioni umane, di terzo settore che riusciva a magari a sopperire le difficoltà di questa epoca, dove c'era maggiore scambio e maggiore coesione, dove c'era meno individualità. E questo è l'augurio che pongo alla fine.